Se vi state chiedendo da dove stiamo trasmettendo Night and Day, la risposta è semplicissima. Voi non lo potete capire e non lo potete vedere, ma siamo praticamente in notturna. Siamo al rifugio Bristot, in Neve Galle, perché tra pochissimo a Night and Day andrà in onda lo sci alpinismo promosso in una serata magnifica da Roby Sport. Dopo la sigla. Iniziamo dicendovi subito che la puntata di Night and Day di questa settimana è interamente dedicata a una disciplina sportiva che piace tantissimo anche ai bellunesi. Sci alpinismo, siamo in notturna, siamo sul colle del Neve Galle che in queste settimane soffre molto la mancanza della neve, ma che offre comunque degli scenari ideali per chi in notturna, in occasione della luna piena o comunque di serate stellate come questa, pratica appunto la salita verso il rifugio Bristot. In questo caso siamo con Roby Sport, il nostro negozio in via Carrera Belluno, che ha promosso due serate, una già effettuata a gennaio ed una che si sta svolgendo questa sera con le telecamere di Night and Day presenti, non solo per testare ovviamente la qualità dei prodotti che Roby Sport ha presente all'interno del negozio di via Carrera, ma anche per far vedere la magia del colle del Neve Galle in notturna. Due delle persone che sono iscritte a questa bellissima salita sono arrivate, tra pochissimo entreremo in rifugio e con loro andremo un po' a delineare il quadro di quella che è stata una stagione, di quella che è una stagione apparentemente sfortunata. Ben arrivati! La serata, dicevamo, è stata promossa da Roby, titolare del negozio di abbigliamento Roby Sport. Vi ricordo, all'interno del negozio di via Carrera, tutto quello che vi serve per praticare qualsiasi sport, invernale o estivo che sia. Ci sono tantissime marche, le più conosciute, le più tecniche, le più professionali per tutti coloro che praticano lo sport, sia a livello agonistico che a livello amatoriale. In questo caso, questa sera abbiamo la montura, ma poi, insomma, entrando al Bristot vedremo praticamente tutte le marche presenti all'interno del negozio di Roby. Con lui scambieremo due chiacchiere e cercheremo di capire anche come lo sport in questi ultimi anni si sia evoluto a livello proprio di tecnologia per fornire agli sportivi tessuti sempre più, come posso dire, adatti appunto alle esigenze di ognuna di queste persone. Per quanto riguarda invece Night and Day, noi proseguiamo. Questa settimana praticamente non ci sono servizi, ma c'è solamente la possibilità di godersi il Neve Galle notturna. Alle nostre spalle c'è la città e tra poco invece c'è un brulè caldissimo. Siamo all'interno dello storico rifugio Bristot, qui almeno una volta ognuno di noi ha bevuto un brulè e ha preso un po' di sole e siamo con la titolare, alla quale volevo chiedere che cosa significa passare una stagione come questa in cui purtroppo la neve non si fa vedere. Devo dire che avere un rifugio, soprattutto diciamo già la stagione scorsa, non è stata una buona stagione, quindi se si alternano delle buone stagioni e delle stagioni meno buone è più semplice, diciamo. Adesso comincia a essere pesante. Noi siamo riusciti a tenere aperto a Natale e i fine settimana. Durante la settimana è impossibile riuscire a tenere aperto il rifugio. In questa occasione, per fortuna, qualche volta ci sono queste manifestazioni, per cui sapendolo prima si riesce ad aprire il rifugio pur con mille difficoltà, perché noi appunto da due giorni veniamo su perché c'era l'acqua ghiacciata, la lavastoviglie non andava, quindi nonostante le difficoltà, però insomma è importante che ci siano anche questo tipo di manifestazioni. Che cosa comporta in generale la vita in rifugio? Cioè che tipo di vita conduce una persona che decide di intraprendere questa strada, questo tipo di attività? Si vive qui durante l'estate, si vive qui durante l'inverno, si scende, si sale? Ma noi normalmente d'inverno non ci fermiamo, nel senso che alla sera comunque ci sono dei rifornimenti da andare a prendere, quindi di solito scendiamo a valle a meno che non ci siano appunto degli impegni diversi. D'estate invece ci fermiamo sempre qui. La cosa difficile nel gestire un rifugio sono appunto... c'è da inventarsi tutti i giorni, diciamo, c'è sempre magari qualche difficoltà che va superata e poi è difficile il fatto di prevedere, soprattutto al Neve Galle, non c'è una costanza, una clientela costante, per cui
anche i rifornimenti appunto sono un problema, perché sì, è diverso il fatto, questa sera io non so se ci saranno 20 persone o 60 persone, e l'organizzazione non è la stessa. In questi anni abbiamo imparato ormai a dire tutti quanti lo slogan Nevegal, io ci credo, ma lei che in Nevegal lo vive veramente attraverso appunto questa attività, di che cosa necessita questo colle veramente, a parte ovviamente un clima più stabile, la possibilità di avere nuovamente le stagioni come si deve, ma di che cosa avrebbe bisogno questo colle per tornare ad essere quello che ricordiamo noi quando avevamo 17-20 anni? Allora, intanto i primi a crederci siamo proprio noi operatori, perché siamo quelli che rischiano tutti i giorni, diciamo, economicamente anche. Di cosa avrebbe bisogno? Beh, volendo mantenere una stagione invernale, sicuramente della neve artificiale. Il Nevegal lo meriterebbe, secondo me, perché è vero che è una quota a rischio, è vero anche che però dall'altra parte ha molti vantaggi, che sono la vicinanza, che sono l'esposizione, e quindi secondo me varrebbe ancora la pena di investire in questo senso nel Nevegal. Ok, chiudiamo invece con qualche cosa di positivo. Dovesse arrivare una svalangata di neve da qui a poche settimane, invece il rifugio Bristotti in questo caso che orario effettuerebbe e quali sarebbero le proposte per chi magari non fosse mai venuto qui? Dunque, beh, il rifugio quando funziona a pieno ritmo, diciamo che in genere lo sciatore richiede delle cose molto veloci, per cui il cavallo di battaglia invernale sono i panini. D'estate invece diventa una cucina un po' più raffinata. Che cosa offre il Nevegal? È la cosa che ci paga di più del fatto di avere un rifugio, è proprio poter stare in questo posto, e quindi quello che offre di bello il Nevegal, adesso si vedono le luci, però sicuramente è un posto unico. Hai una videocamera digitale? Una macchina fotografica che fa video o un cellulare con una buona risoluzione? Non perdi l'occasione di andare ad ascoltare dal vivo i tuoi gruppi preferiti? Allora mandaci i tuoi video! Inizia facendo una breve presentazione specificando il nome dei gruppi che suoneranno ed eventualmente, se si tratta ad esempio di un festival, il nome della manifestazione. Ricordati comunque di non citare il nome del locale, non possiamo fare pubblicità. Inviaci i tuoi video, andranno in onda nella sezione di Night and Day dedicata a rockbelluno.it. She struts it with that certain something, and she's gonna fill my ears with a lot of sweet nothings. Come promesso siamo con Robby, allora innanzitutto facciamo un po' un riepilogo di quello che troviamo all'interno del tuo negozio di Via Carrera e quindi le discipline sportive che riesci a coprire e con che proposte. Beh, il negozio è specializzato nel sci alpinismo, nella montagna in generale, nella discesa, nel sci discesa, nel running, nel tempo libero, prevalentemente sulla roba tecnica, la merce tecnica. Senti, qual è il movimento attuale dello sci alpinismo? Questa sera noi non ci aspettavamo effettivamente di trovare il Bristotti così pieno. Il movimento è sempre di più. Adesso non so dirvi se è un motivo economico o un motivo tecnico, che la gente passa più il tempo nel tempo libero, nell'aria aperta, nel paesaggio, in tutto. Senti, prima abbiamo parlato con la titolare del rifugio, abbiamo cercato di tracciare con lei un po' il bilancio di questa stagione che è stata fino adesso disastrosa. A livello invece di negozio com'è andata, sapendo che poi le persone trovano comunque un'alternativa a quella che è la normale discesa con gli sci e quindi praticano lo sport, lo sci in maniera differente o scelgono altre discipline? Beh, lo sci alpinismo bene o male si è venduto molto, molto molto bene, perché anche se c'è quel poco di neve la trovano, in Alto Adige se c'è neve. Quella noi un po' meno, però adesso il movimento sta un po' partendo adesso. Invece lo sci da discesa si è un po' risentito. Ok, qui al tuo fianco abbiamo un collega che invece ci spiega come si è evoluto tecnologicamente il mondo dello sport, perché qui abbiamo sci e scarponi
che gli spettatori non possono tastare con mano, ma sono leggerissimi, a differenza del peso normale che solitamente ha uno scarpone. Certo, io sono Mario, rappresento la Dynafit come azienda e per l'appunto organizziamo queste serate insieme ai nostri punti vendita più importanti proprio per dare un valore aggiunto a quello che è il movimento dello sci-alpinismo. E appunto queste serate in collaborazione con i rifugi servono proprio per ravvivare ancora di più il movimento che già sta andando alla grande. I nostri prodotti, noi siamo un'azienda leader del mercato e siamo in continua evoluzione. Da qua in avanti c'è solo da inventare cosa fare, perché ormai siamo arrivati a dei prodotti che sono ultra tecnologici, dall'utilizzo del carbonio sia nello scarpone che nello sci. Scarponi e sci sempre più performanti, più leggeri, ma non solo, anche adatti al turista e soprattutto un occhio di riguardo anche per quello che è il settore donna, quindi possiamo proporre una gamma molto completa. A livello di costi, non credo che praticare determinati sport sia economico, però c'è anche da dire che questi sono materiali che per la fattura che hanno sono poi materiali i cui prodotti sono destinati a durare veramente nel corso degli anni, cioè chi acquista un prodotto del genere oggi ha in mano una cosa che avrà delle prestazioni garantite durante il corso degli anni. Certo, sono dei buoni investimenti da fare e in più posso dire vivamente che i nostri prodotti sono davvero all'altezza dei soldi che uno va a spendere. Come diceva Roberto, anche voi a livello proprio di produttori avete notato un cambiamento nei gusti, nelle scelte delle persone, cioè c'è questo riavvicinarsi alla natura, rapportarsi nuovamente agli sport che sono alla base della salute, del buon vivere, del stringere proprio rapporti più stretti con quello che ci vive attorno, la natura, la terra. Sì, sicuramente. Il turista vuole sempre di più trovarsi in situazioni dove è a contatto con la natura, dove può farsi la sua gita tranquillamente. Viviamo in un momento che c'è tanto caos e quindi andare a farsi una gita di sci alpinismo con una neve fantastica è il massimo che uno può pretendere adesso, quindi noi siamo qua apposta per proporre anche questo, oltre che proporre quello che è il segmento gara per gli atleti. Ok, allora io vi ringrazio, Night and Day prosegue, cioè non so cosa ci sia adesso, ma qualcosa c'è sempre. Da mangiare. Pizzeria Teverone, la Musano di Chiesta al Pago Belluno. L'amore per il territorio e la passione per la pizza. Al Teverone la qualità delle materie prime e la ricerca costante di valorizzazione del territorio e dei prodotti locali fanno di questa pizzeria uno dei locali più conosciuti ed apprezzati in provincia. Al menù vengono affiancati dolci artigianali e ampia scelta di birre ed etichette di vini pregiati. Birreria Pedavena, Pedavena. Aperta tutto l'anno, la birreria si articola in sale che si diversificano per capienza e stile. Ampio menù bellunese, piatti bavaresi e cucina internazionale. Giovedì 23 per Izoma Party, animazione Verona Fashion. Venerdì 24, The Best, tributo a Gianna Nannini. Sabato 25, Ostetrica Gamberini. Domenica 26, Diego Live. Ascolta la tua città, ascolta Radio Belluno. Beh, dai, non è venuta male. Siamo arrivati in chiusura di Night and Day anche per questa settimana, puntata dedicata interamente all'iniziativa promossa da Robby Sport in collaborazione con Dynafit. Abbiamo percorso il Colle del Nevegali con le motoslitte, a dire il vero noi, però insomma loro l'hanno percorso con gli sci d'alpinismo, la discesa è iniziata da pochi istanti e noi stiamo praticamente aiutando i gestori a sbaraccare. In che modo? Loro sbaraccano veramente, nel senso che lavano i piatti, noi invece ci concediamo, dopo una caraffa di brulè, ci concediamo il classico bombardino, un buon vov caldo per riprenderci dalle fatiche di queste riprese e per affrontare la discesa sempre in motoslitta. Night and Day termina qui, noi ci rivediamo puntuali tra 7 giorni, cercateci su YouTube e Facebook oppure puntuali su Telebelluno ogni mercoledì, giovedì, venerdì e sabato a svariati orari praticamente. Ciao. Ah, Nevegal. Io ci credo.